ci vediamo. Sì, allora tu inizia di venire qua. Questo è praticamente il diaframma. C'è la grande manifestazione. No, lascialo così, se no lo perdi di nuovo. Adesso no, non scappa. Come è fatto? Sta bene. Ma i suoi sono ancora più belli. Andiamo un po', strani le mani. Milena. Va bene? Oui, oui. Che ci voleva una tutt'ora, quattro, ho preso sotto. Casandrino dice no alle morti dei bambini, Casandrino dice no allo scempio e alla devastazione delle nostre terre, Casandrino è per la vita, Casandrino è per la ripresa della terra dei bambini. La riqualificazione di questa terra, noi vogliamo le bonifiche, vogliamo la certificazione dei nostri prodotti agricoli, questo chiede il popolo di Casandrino e il popolo campano, lo Stato non risponde, c'è la legge generale ambientale, ancora fermo il Parlamento, cosa si aspetta? Purtroppo è ferma perché ci sono cose devastate la nostra terra, l'ha inquinata, ma la regia viene dall'alto, la regia viene da un intero indotto industriale che non tiene conto né dell'ambiente né della vita umana. Ecco, dove stanno gli industriali, dove sta la Confindustria? Dovrebbero scendere qui in Campania e chiedere scusa per tutto quello, per tutto quello che hanno fatto. E noi oggi chiediamo al popolo di Casandrino di scendere in piazza e rivendicare il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto ad una vita più dignitosa. Il silenzio uccide tutti, ecco perché noi dobbiamo in qualunque momento denunciare, non aver paura di dire che le cose non vanno bene. Ecco perché oggi il popolo di Casandrino scende in piazza per rivendicare questo diritto. È vero che bisogna essere silenziosi per una marcia del genere, però bisogna anche gridare, la propria disapprovazione. Noi non ci stiamo a questa cosa qui, noi gridiamo forte, noi diciamo che non ci stiamo. Noi chiediamo allo Stato che quando prima venga approvata questa legge sui reati ambientali, che chi ha inquinato paghi per questo scempio. Noi questo chiediamo, chiediamo giustizia prima di tutto, chiediamo che questi bambini, che poi il futuro di questa terra, non hanno diritto alla vita e dimentichiamo questo.
marce, dopo le marce di Napoli 120.000 persone, quelle di Orta di Adella 50.000, quello di Casal di Principe 25.000, è stata una legge sulla terra dei fuochi, del tutto inadeguata, ma comunque non hanno messo in condizione di poter masticare. Questo. Stop biocidio, nasce dappertutto!